Ciao a tutti ragazzi, e dunque, quinta giornata di questo splendido torneo Juventus-Lione, Lione-Olympique Lyon. All'andata 2-0 al Groupama Stadium, adesso torniamo a giocare all'Allianz Stadium e abbiamo la possibilità di chiudere tutti i discorsi e di buttare fuori anche il Lione. Abbiamo vinto il giro, abbiamo già la matematica certezza della qualificazione. Oggi cerchiamo la matematica certezza del primo posto, ci basta un punto, ma cerchiamo i 3 punti. Infatti, niente turnover, quello lo faremo nella prossima partita. Ancora Allianz Stadium dopo aver battuto l'Ajax. European Club Championship, Coppa d'Elite d'Europa, Juventus Lione iniziata con subito Bernard Traoré, Toussaint. Ovviamente Lione che si gioca veramente tutte le ultime chance oggi, perché potrebbe veramente crollare. Attenzione, palla a cercare Bernardeschi. Bernardeschi mette giù. Bernardeschi! Rock and goal Bernardeschi! Avvio sprint proprio come contro l'Ajax. 1-0. Bellissima azione, palla lunghissima, Bernardeschi, stop e freddezza massima. 1-0, parte benissimo la Juve, guardate. Pallone meraviglioso di Ronaldo, Bernardeschi lascia rimbalzare, la stoppa bene e la piazza bene. Ed è un 1-0, come detto, pesantissimo per il Lione, più che altro. Altro errore qua del Lione in uscita. Riescono poi difensivamente a mettere una pezza, ma Lione che rischia di sentire questa pesante passivo, questa eliminazione pesantissima addosso. Sembra molto difficile che Lione possa tornare a trionfare in questa competizione. Sembra ormai destinato a essere eliminata la squadra francese. A meno che oggi non succeda l'imponderabile e il Tottenham perda, lasciando speranze residue, perda con l'Ajax, in modo da lasciare speranze residue proprio ai francesi. Questo lo sapremo solo dopo questa partita, dopo questi 90 minuti, che vedono adesso ancora il Lione sotto di un gol con la Juve che prova a giocarla. Poi attenzione, palla a cercare Ronaldo in un rimbalzo, potrebbe prenderla Ronaldo ed è così. Ronaldo sterza, esagera e ha sterzato troppo Cristiano Ronaldo. Ha sterzato troppo Cristiano Ronaldo e ha perso poi il pallone. Peccato che questa non è una grande occasione. Quadrado, lancio lungo, Bentancur, Dybala finta col pallone, fantastico, danza sul pallone Dybala, poi si gira, Dybala cerca poi Ronaldo ed è una gran... Bentancur, scusate, l'appoggio su Ronaldo non è perfetto, però riesce comunque il Cristiano a metterla in mezzo. Bernardeschi ha cercato la rovesciata, palla recuperata dalla squadra francese che sta cercando in tutti i modi di non prendere gol e di rimanere in partita il più possibile, anche se è difficile perché la Juve quando attacca, attacca. Bernard Traoré, cross in mezzo, colpo di testa sporco! Szczęsny, interessante questo colpo di testa del Lione. Matuidi, Bentancur, Cuadrado, stop di Cuadrado, così e così. Poi cerca non si sa chi, la palla a metà. Poi Matuidi ancora a litigare praticamente con mezza difesa. Finisce il primo tempo, la Juve lo chiude 1-0 col gol di Bernardeschi. Guardate, partita equilibratissima, un tiro per parte, ma la Juve ha segnato, il Lione no, e quindi Juve avanti 1-0. Vediamo il secondo tempo che inizia ora. Traoré, Toussaint, Bruno, bravissimo Bentancur, qua recupera la palla, Dybala non passa il pallone, peccato, peccato perché c'era Bernardeschi tutto solo, sarebbe andato in porta per la seconda volta consecutiva Bernardeschi. Pressing di Rabiot intanto, Lione che cerca di giocare il pallone dalla difesa, ma è molto difficile col pressing bianco-nero. Rabiot, forse qua subisce anche fallo, però si continua a giocare con Dybala che vede ancora Bernardeschi. Bernardeschi recupera il pallone, Bernardeschi incrocia, la palla è fuori e questa era un'altra grande occasione. Ha cercato Bernardeschi di incrociare,
avesse trovato la porta sarebbe stato imparabile per Tataruzanu. Dubois. Bernard Traoré e ancora una volta Alessandro con un fallo secondo l'arbitro. Sessantuno minuti, Juventus 1, Lione 0. Rete di Bernardeschi. Matuidi, forse c'è fallo, però attenzione, rimane in piede Lione. Poi Matuidi con molta foga, ma con un intervento pulito. Bernardeschi prova a lanciare Odibala o Ronaldo, non trova né uno né l'altro, anche perché nessuno era scattato. Tataruzanu, lancio lunghissimo. Quadrado dà fastidio. Per l'arbitro è fallo di Quadrado, io qualche dubbio ce l'ho, perché forse era fuori gioco, ma no, fallo di Quadrado. Fallo di Quadrado, molto dubbio. Bah, vabbè. Tanto entra Thiago Mendes, esce Bruno. Noi teniamo ancora per i momenti titolari di questa partita. Alessandro, Dybala. Dybala, grande giocata per Ronaldo. Ronaldo ha davanti De Nayer. De Nayer, è bravissimo De Nayer qua a rubargli il pallone. Poi De Ligt, Rabiot. Rabiot cerca un inserimento per Dybala, non può arrivare, troppo alto il pallone. L'idea non era male, però. Juve che continua a aumentare il pressing, manca 10 minuti. Probabilmente un gol sarebbe mal digerito dai bianconeri. Questa è una vittoria veramente possibile. Attenzione, ancora palla giusta, Ronaldo, è tutto bello, è tutto giocabile. Poi Dybala alla fine si innamora del pallone, la Juve troppo, si specchia troppo, la palla è persa. Traoré, Tusar. De Ligt perfetto all'indietro per Szczęsny che si butta e fa perdere, fa passare l'ultima manciata di minuti che mancano. Bonucci sbaglia addirittura il rinvio qua, Bonucci rischia tantissimo, fa arrabbiare tutta la squadra. Attenzione, Bernard Traoré arriva a crossare, clamorosa occasione, De Ligt. È pazzesco come la Juve all'ultimo rischia addirittura di prendere gol. Finisce qui, finisce l'avventura del Lione, 1-0 per la Juve. Lione dovrebbe essere matematicamente eliminato, brutta partita della Juve, bisogna dirlo che la porta a casa grazie all'avvio stupendo di Bernardeschi. Vediamo dunque la situazione del girone, il Tottenham vince 3-0, quindi il Tottenham è matematicamente qualificato. Andiamo a vedere tutti i gironi, Krasnodar, Bruges 10 punti, Galatasaray 7, rimane ancora una speranza per il Galatasaray, lo Slavia Praga 1 punto, ma basta un pareggio tra Krasnodar e Bruges per salutare la carovana anche per i turchi. Qua è incredibile perché ancora è eliminato solo lo Young Boys, perché Porto 6 punti, Olympiacos Pireo 8, Madrid Rosas RB 9, meraviglioso sto girone. Come meraviglioso questo girone, ma Atalanta e Shakhtar Donetsk passano il turno con 9 punti, eliminati Genk 5 punti, Dinamo Zagabria 4. Juventus prima con 15 punti, cerca i 18 punti con un'ottima difesa finora, il Tottenham QB 9 punti, eliminate Ajax e Lione 3 punti a testa. Girone E tutto aperto con Manchester B 10 punti, Liverpool Air 10 punti, Madrid Chamartin 8. Attenzione perché il Madrid non è assolutamente finito. Gruppo F, anche l'Inter sogna perché Barcellona 9 punti, Bayer 7, PSG 7, Inter 5. Anche l'Inter sogna il passaggio del turno. Gruppo G, Zenit 10, Dinamo Kiev 10, eliminate Lokomotiv Mosca e Benfica. Passano turno anche Lille, Bayer Leverkusen, Valencia, BN, scusate, Lille 11 punti, Bayer Leverkusen 7, eliminate attualmente Valencia, BN e Chelsea B, ma non è ancora detta l'ultima perché c'è ancora un turno da giocare. Questa è dunque la situazione dei gironi, questa è la situazione di tutta la competizione, noi ci vediamo per il sesto video, si va a giocare a Londra contro il Tottenham al Tottenham Stadium. Al prossimo video, ciao!